Mondini Dolomia e adesso puoi un attimo illustrare la bici con la quale quest'anno corre appunto la squadra di Vettel. Questo è il nuovo telaio 2021 Cipollini Dolomia, è il nuovo top di gamma, è studiato per essere principalmente leggero e allo stesso tempo rigido, quindi è adatto diciamo per ogni gara, per ogni tipo di gara. Ogni tipo di soluzione, insomma. Questa è la specialissima di Giovanni Visconti, Giovanni ha chiaramente un investimento particolare, comunque insomma. Giovanni monta un manubrio alla nera, che è un integrato, come si può vedere ha il passaggio dei cavi completamente interno, sia del tubo anteriore che posteriore, quindi ha una linea molto pulita. Sì, interni, sì, sì. Scocca. Sì, tutto assolutamente integrato, usa un computerino come tutta la squadra Brighton. E, chiaramente parliamo di una bici con ovviamente dotazione freni a disco. Sì. E c'è un profilo. Sì, è montato con il gruppo SRAM Red AXS, chiaramente a disco come si può vedere. Anche di SRAM, stiamo parlando del top di gamma, di ruote, Bad Elementi ci ha fornito sia l'SL45 che l'SL30. Diciamo le SL45 sono adatte per i terreni più veloci, più pianeggianti. E quindi comunque una bici molto reattiva, e quindi voglio dire sia di salita, assolutamente, ma anche di velocità. E per quanto riguarda invece le scelte comunque dei corridori, ci sono dei corridori che comunque hanno magari delle montano cose particolari, preferiscono una ruota piuttosto con altro, un profilo piuttosto con altro. Sì, chiaramente Giovanni piace molto il profilo alto, perché pur essendo diciamo alto prevalente da pianura, è molto leggera come ruota e quindi non ha difetti neanche in salita. Tutto composto. Sì. Chiaramente parliamo invece di sella SMT, con quindi il particolare anche. Sì. Della Giovanni ha scelto la F20C, che è anche questo è un modello 2021 appena uscito, che è un po' meno estremo degli altri modelli SMP come composite. È un buon compromesso. Ci hanno confermato i ragazzi che è comodissima e molto resistente, molto leggera. Poi chiaramente c'è questo feedback continuo, no? Tra ovviamente Mario Cipollini, insomma, che abbiamo visto si è allenato con i ragazzi con voi già a febbraio nei primi training camp con la squadra, e quindi c'è un feedback, insomma, un'evoluzione. Diciamo che se sono a prova di Mario Cipollini possono usarli tutti. Siete insomma messi bene. Va bene, grazie di tutto per la disponibilità, e questa, lo ripetiamo, è la Cipollini Dolomia, che quest'anno per la stagione 2021 avrà a disposizione il team Bardiani CFS Bezzanetti. Grazie, alla prossima video, ciao!